temperatura forse alzante lì, si sfida alla calura per un Cagliari-Lazio con molti volti nuovi. Cristian Brocchi, l'ultimo arrivato in maglia biancoceleste, subito schierato in campo. Questo è Matusalem. A difendere la porta del Cagliari quest'anno invece c'è il nuovo ex albinoleffe Marchetti. E c'è il debutto anche sulla panchina rosso-blu, Allegri, dopo l'esperienza vincente col Sassuolo, promosso in Serie B. Dele Rossi invece è squalificato, dunque in tribuna al suo posto Angelo Chielesi. Per la Lazio in panchina l'ex Pasquale Foggia, che ci teneva molto a giocare dall'inizio. Dirige Bergonzi di Genoa. Lazio senza Rocchi, infortunato, parte bene il Cagliari, lancio di Fini, torre di Gedà, poi la conclusione dell'argentino Larrivé, blocca Carriso. Acqua fresca e Matri in panchina nel Cagliari. Cossu, traversone, ribattuto dall'Edesma, poi da fuori area Biondini, il tiro alto. La prima offensiva della Lazio, Pandev, Zárate, buona la conclusione, ma a fil di palo. Ancora la Lazio, Matusalem cerca Pandev, la sassata di poco alta sopra la traversa. Ancora buon momento della squadra di Delio Rossi, qui sul rinvio di Lopez, dai 25 metri il destro di Lichtsteiner, del giocatore svizzero, centrale bloccato. Ma arriva la fiammata del Cagliari al 24esimo, cross di Agostini, l'arrivè di testa, colpisce il palo interno, la posizione è regolare, ruba la scelta di tempo a Kolarov, rivediamo anche da quest'altra angolazione, e dunque Cagliari vicino al vantaggio. Ancora la formazione di Allegri, traversione di Fini, uscita qui avventurosa di Carriso, sbaglia proprio il tempo Daniele Conti e il salvataggio sulla linea di Rosenal, l'occasione d'oro per Daniele Conti, non ha colpito di potenza, ha girato in porta e ha salvato Rosenal. Il momento comunque buono per il Cagliari, Cossu, palla in area, l'arrivei, il controllo, poi prende il contropiede Carriso, brucia il tempo a Kolarov e Cagliari in vantaggio con merito al 31esimo, poi l'arrivei ammonito, si è sfilato la maglietta come abbiamo visto, rivediamo ancora il diagonale che supera Carriso, Lazio svogliata, macchinosa e con poca incisività nel primo tempo, nella ripresa del Rossi, dunque manda subito in campo l'ex Pasquale Foggia, l'anno scorso a Cagliari 34 presenze e 5 reti. Resta negli spogliatoi Cristian Brocchi ed è subito Foggia che prova questa conclusione di sinistro dal vertice dell'area senza particolare fortuna, poi bellissima questa azione da Lazio tutta di prima, Mauri, la conclusione su Marchetti che respinge a porta vuota, Pandev respinge, Lopez che riesce in qualche modo a opporsi ma colpisce anche con un braccio, c'è il calcio di rigore deciso da Bergonzi per la Lazio e anche l'espulsione del capitano rosso-blu. Va il giovane Zárate, scivola ma riesce ad angolare il tiro e a spiazzare Marchetti, dunque la Lazio che coglie il pareggio al 17esimo del secondo tempo, ma Cagliari che resta adesso in 10 e la Lazio diventa devastante. Ancora Zárate, qui grandissimo pallonetto che supera Marchetti in uscita, un tocco davvero delizioso, si presenta così Zárate nella giornata che abbiamo detto che non c'era Rocchi, poi ancora la Lazio che va al 3-1, questa discesa di Kolarov, passaggio sul secondo palo, raccoglie Foggia e mette in fondo alla rete, poi rinuncia a risultare davanti agli ex tifosi e poi ancora su questa caparbia azione di Foggia la rete di Pandev del 4-1 finale. E concludiamo il servizio con la cartolina, questo splendido pallonetto di Zárate, sicuramente uno dei gol più belli di questa domenica. Possiamo rientrare per dire appunto che la Lazio ha scoperto